gruppo dovrebbero entrarci le persone che fattivamente vogliono lavorare nei vari gruppi. Io ritengo comunque che chi vuol lavorarci, non si sente? Siamo quattro gatti, grazie comunque. E comunque abbiamo fatto una spesa inutile perché abbiamo comprato anche noi il megafono, ma lo proveremo alle prossime, lo proveremo alle prossime iniziative. Servirà, servirà. Allora, cosa volevo dire? Sì, io gradirei stavolta però di non avere un numero di telefono, un nickname che non so chi sia. Io credo che sia il caso di guardarci in faccia, di capire chi siamo, di vedere se possiamo collaborare insieme in modo tale da andare avanti compatti. Diversamente ci disperdiamo, ragazzi. Ci disperdiamo. Io, per esempio, siccome io faccio parte alzo la voce, io faccio parte anche oltre di un'altra realtà che è nata di recentissimo per cui collaboro, e anche noi siamo nati da 2 settimane, 10 giorni, ok, con alla base comunque una realtà che già si sta sviluppando in modo molto più ampio, ok? Perciò anche noi siamo in una fase assolutamente organizzativa. Condivido, non è una questione di dividersi, è una questione che ognuno sta cercando di fare le cose in base alle realtà che nascono, no? Allora, in questo senso il gruppo Labor esiste, si stanno vedendo delle cose bellissime, positive, gente che mette a disposizione dei campi per coltivare, gente che offre il proprio posto per potersi riunire, ritrovarsi, discutere, parlare. E addirittura ieri mi è venuta in mente una ragazza che ha un locale che fa animazione ai bambini, l'ha messo a disposizione di tutti quei bambini nostri che non possono accedere ad altre strutture. Okay? Quindi si stanno formando realtà veramente importanti. Allora il pensiero è, questo gruppo esiste come tanti altri, se noi riuscissimo a coordinarli, per esempio io che faccio parte anche di quel gruppo posso interagire, no, nel gruppo vostro, in quella cellula che abbiamo definito come solidarietà, ok, si può iniziare ad avere un'interazione che coinvolge tutti noi, no? Perché... noi abbiamo messo i gruppi ma non abbiamo detto che sono esclusivi, no, cioè, infatti è questo che noi siamo l'assemblea, solo che ci vuole il connettore, certo, no, certo. Perché poi se uno agisce in un modo, uno agisce in un altro, che comunque si può proseguire in vie diverse, però se c'è un connettore, una possibilità di parlare, cioè io posso essere referente per esempio per il gruppo Labor, per voi, ok, questo è unirsi, perché quello che è una nostra iniziativa diventa l'iniziativa di tutti e viceversa, no? Sì, volevo anche aggiungere qualcosa, anch'io faccio parte del gruppo Labor, okay, e anche di un altro gruppo di Concordia, il quale pensa più che altro a sistemi di autoproduzione. Sì. Poi c'è anche il discorso che quelli che si asterranno dal lavoro hanno bisogno anche di essere aiutati economicamente. Quindi nel gruppo solidarietà c'è tanta roba in realtà, c'è questo scambio di mezzi e servizi, c'è l'autoproduzione e c'è anche il mettere via dei soldini per aiutare quelli che perdono lo stipendio. Quindi faccio parte anch'io di, e sono d'accordo con te che serve un po' collegare, però non è che dobbiamo fondere tutto, assolutamente, benissimo che vadano avanti, ma in realtà non volevo intendere fondere, è impossibile fondere le cose, ma non è neanche opportuno, secondo me può essere connessione, no, perché alla fine siamo sempre quelli, chi muove qua, chi muove di là, però siamo quelli, no, l'importante è che ci sia un'interazione, quello che può essere un'iniziativa importante di un gruppo Labor o di un gruppo la gente come noi, la si può condividere, giusto? Ecco, questo è il senso. Sì. Però se ognuno, se non c'è un dialogo, se non c'è un parlarsi, se non c'è un ritrovarsi e confrontarsi, non è che uno appartiene a una cosa o a un altro, siamo noi. Anche perché uno del gruppo Labor potrebbe aver bisogno anche di soldi. Esatto. E quindi... capisci? Allora ci sono delle persone che possono interagire per le esigenze delle persone. Questo è il senso. Posso parlare io? Allora,
qua arriveranno al punto di tirarti via il cibo, già te lo tirano via perché ti mettono in condizione di non farti lavorare. No, qui il megafono, Allora, nel nostro piccolo, non sentono, nel nostro piccolo, chi ha un giardino lo riconverta a orto e alberi da frutto. Chi può si butti giù un tubo con l'acqua. Chi ha la stufa a legno se la tenga, perché è una civiltà vulnerabilissima. Manca la corrente, manca l'acqua, manca la luce, siete fottuti. Bravo. Quindi nel nostro piccolo... Io posso, io ho un giardino di 100 metri quadri, portare della terra, mettere cose a frutto, prendo 300 euro al mese del reddito, come faccio io a ricoverci uno? Però, se te fai aiutare da noi, siamo qua, una mano te la do io sono disponibile, io ho convertito l'orto a 70 anni da solo, perché sono fatto da solo, possiamo aiutarti tra di noi. Per questo io ho fatto questa cosa qua, perché gruppo solidarietà vuol dire tutto quello che si può. Appunto, me l'hai donato, non costa niente venire da te.